La mostra inaugurata ha messo in evidenza il notevole interesse da parte del pubblico e da parte degli industriali nel settore degli elettrodomestici. Buonasera amici, buonasera e ben ritrovati. Terzo appuntamento con i grandi che fecero la storia. Questa è una puntata dedicata alla Zanussi, ad Antonio Zanussi, a Lino Zanussi e non solo. È una storia che parla di famiglia, perché molto spesso nella nostra regione quando si parla di colossi industriali il radicamento degli stessi lo si trova in un'origine familiare da cui il legame non si è mai dissolto, e anche nel caso di Zanussi non abbiamo un caso di eccezione, anzi abbiamo una riconferma di questo dato. Ma parleremo anche di molti altri aspetti, parleremo di un centenario, perché parliamo del 1916, quando nasce la prima Zanussi ai primordi, la primissima. Parleremo del transatlantico Rex, che ha un addentellato molto immediato e facilmente riconoscibile in questa industria. Parleremo di famiglie allargate, anche in questo caso, come nel caso di Danieli, un connubio molto molto forte con quella che erano gli operai della Zanussi per quanto riguarda prestiti personali, per quanto riguarda borse di studio ai figli degli stessi, presidi sanitari, mense, insomma qualcosa di assolutamente avveniristico. Ma parleremo anche e soprattutto di treni. Perché? Perché abbiamo scelto una connotazione molto particolare per andare a configurare la crescita, l'espansione, il successo della Zanussi. Con chi parleremo di tutto questo? Andiamo a presentare i nostri compagni di viaggio di questa sera. Massimo Franzin, autore del libro che dà vita alla nostra trasmissione, Zanussi sui binari del centenario. Ben trovato, buonasera. Grazie Massimo, buonasera a tutti. Sono contento perché questa mia piccola ricerca, durata un po' di anni, sta ottenendo dei consensi, non dico successi, ma dei consensi. Non diciamo successi, vediamo a fine puntata, poi certo. Possiamo peggiorare, ecco, possiamo peggiorare. Per parlare di Zanussi, per parlare di Pordenone e di tanta storia, uno storico assolutamente riconosciuto e riconoscibile nel nostro territorio, visitata addirittura due volte nella sua casa, tra virgolette museo, per la marea di reperti che ha a sua disposizione, Gino Argentin, ben trovato, buona serata. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo, Massimo Franzini, prima di entrare nel discorso relativo alla storia della Zanussi che andremo a ripercorrere passo per passo. Perché certo. Si è scelto di partire da un treno? Allora, chiaramente per quanto riguarda i trascorsi personali, collaborando certo. Con i treni, voglio dire, una rivista specializzata, voglio dire, sì. Essendo da parte sua un know-how molto forte, avendo questo know-how molto forte, quasi immediato. Però andare a scegliere in una storia più che centenaria il segmento dal 64 in poi, no? se non ricordo. Dal 64 in poi, la storia ferroviaria della Zanussi inizia a metà degli anni 60, nel primo lustro, quando dall'industria di Porcia uscivano 6.000 apparecchiature al giorno. Era un primato del tempo. Ricordiamo che negli anni 60 la Zanussi, sotto la guida di Lino, che raggiunse in quel periodo l'apice per la sua storia, la Zanussi stava diventando un colosso a livello europeo, tant'è che già solo in Italia era seconda solo alla Fiat. Seconda solo alla Fiat. Sì. Ecco, quindi questo è un aspetto fondamentale. Gino Argentin, nel 1916 nasce la prima Zanussi, officina fumisteria Antonio Zanussi per la produzione di stufe a legna. 1916, prima guerra mondiale, in che condizioni era il territorio di Pordenone? Era in condizioni pessime, perché ormai cosa vuole? Già erano in funzione molte industrie. C'erano i cotonifici, c'erano le cartiere, che la cartiera c'è ancora, c'erano i settifici, tutto quanto. Loro erano degli artigiani. Logicamente lei sa che quando scoppia una guerra, anche prima non andava tanto bene, ma poi mettersi proprio, lui questo lo sapeva già perché è scoppiata nel 15 la guerra, esatto. Aver questo coraggio, perché lui riparava le stufe. Lui era un tecnico di stufe a legna, che poi anche farà un brevetto per portarle a elettriche, a stufa a legna elettrica. Logicamente lui ha tentato, ha rischiato tutto. L'entusiasmo era l'unico capitale che io possedevo. Sì, l'entusiasmo in quella strada lì, in Corso Garibaldi, già lavoravano diversi artigiani.
Lui ha trovato un posto, un'officina, ha cominciato con tre operai, piano per piano, non lasciava dietro niente perché era un grande personaggio, veniva proprio, era da Fabbro lui, Fabbro Ferraio, e logicamente era una persona intelligentissima per quei tempi, non per niente, poi vedremo dove è arrivato. Ecco, una considerazione, il territorio in cui doveva andare a operare sì. Era un Friuli abbastanza arretrato, era molto arretrato, erano pochi che sapevano leggere e scrivere, c'erano molti ancora analfabeti, logicamente si viveva di agricoltura, erano pochi che potevano andare a lavorare nelle fabbriche, perché anche a Pordenone le fabbriche c'era gente da fuori, non è che siano stati tutti operai da Pordenone, logicamente quei pochi che avevano un po' di mestiere, che erano magari falegnami o cosa, andavano dentro appena che potevano. Certo. Logicamente però era, come si dice, la guerra è anche scoppiata perché l'Europa era in un periodo molto critico. Logicamente il territorio pordenonese era ancora abbastanza povero. E il rapporto di Pordenone con l'acqua, il nome, voglio dire? Pordenone non sarebbe la Pordenone di adesso se non avesse avuto l'acqua, perché si chiama Portus Naonis, deve quasi tutto all'acqua, perché è stato un porto molto importante che ha fatto ricco Pordenone anche per la gente dinamica tra cui era abitato, è stata Venezia, il grande come si dice, traffico che ha avuto, e anche con Trieste. Massimo Franzino, una cosa importante. Se in un territorio del genere tu hai il pallino degli affari o comunque sei bravo come riparatore, ti lanci in un'impresa di questo tipo con come capitale soltanto l'entusiasmo e evidentemente anche uno spirito prospettico, qual è il mercato di riferimento per le stufe? Cioè voglio dire, in un mercato del genere? C'è sicuramente il mercato medio-basso del piccolo operaio, agricoltore, della gente che non poteva permettersi grandi agi, grandi lussi naturalmente. Sappiamo e lo vediamo dalla storia come fece fatica nei primi anni, era un pioniere dell'industria, tra virgolette, nel territorio pordenonese, Antonio Zanussi. Sappiamo che affondò un'officina nel bel mezzo di una guerra. Di lì a poco sarebbe arrivata l'invasione austro-ungarica, l'anno della fame, conosciuta così, dall'ottobre del 17 al 18. Era un momento difficilissimo, nonostante tutto, e qui io ho mutuato questa bellissima frase dal libro di Piero Martinuzzi e Nico Nanni, che sono i biografi di Lino Zanussi, e nel loro libro appunto biografico di Lino Zanussi descrivono proprio questo entusiasmo di Antonio nel gettarsi in questa avventura proprio a favore delle persone meno abbienti, insomma di coloro che avevano necessità di potersi scaldare o di aggiustare la stufa rotta grazie alla sua opera. Gino Argentin, passa la Prima Guerra Mondiale e la Zanussi resta in piedi. Sì. Il Friuli, Zanussi, tutti pensano, vabbè, è passata una guerra mondiale. Sì. Invece la Prima Guerra Mondiale per alcuni addirittura non è altro che il primo tempo della Seconda Guerra. Sì. Il riscaldamento, visto che di lì a poco si ritorna in guerra. Che anni sono per l'industria e per la Zanussi? Sono anni disastrosi perché gli austriaci che si sono ritirati hanno incendiato le fabbriche. Dunque bisogna fare la richiesta allo Stato di ritornare a ricostruirle e sono tempi lunghi, non vengono ricostruite in poco tempo. Molta gente prende le valigie e non tornerà più, anche perché è l'avvento del fascismo. Fra questa cosa e fra l'altra, sono tempi anche di ricostruzione, esatto. Perché la gente, lei sa che quando viene la guerra, purtroppo per chi resta rimane del lavoro, purtroppo diciamo questa parola. E allora quando è passata la guerra hanno dovuto ricostruire i ponti, hanno dovuto ricostruire le strade, i palazzi, l'Antonio Zanussi ha pensato che le stufe sarebbe stato quasi un mercato questo, poi perché quando uno rifà una casa cosa mette dentro? Mette dentro una stufa perché si scaldavano tutti a legna e quella era una delle possibilità che ha intravisto e non ha avuto torto. E non ha avuto torto. Tra le altre cose, parliamo di fascismo, sì. Parliamo degli anni a cavallo fra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. 1933, l'abbiamo visto passare alle nostre spalle, il transatlantico Rex. Certo. Perché è fondamentale nella nostra storia, Massimo? Perché negli anni 30 del Novecento abbiamo un'Italia che eccelleva in tanti aspetti, dallo sport alla tecnica, basti pensare ai mondiali di calcio, i primi due mondiali vinti. Vittorio Pozzo. Pensiamo, Primo Carnera nel 33, 29 giugno. Che è delle vostre parti, voglio dire. Del Sequalcio friulano, esatto. Primo e unico campione di pesi massimi italiano. Esattamente. E
sappiamo bene quanto anche nella tecnica l'Italia eccelleva grazie a due record negli anni 30. Abbiamo il record di traversata atlantica che appartiene al piroscafo Rex, il primo grande transatlantico italiano costruito nel 1900 a cavallo tra il 30 e il 31, il varo avvenne nel settembre del 31 e invece l'entrata in servizio nel settembre del 32. Tuttavia, poco dopo, entro il 33, il Rex conquistò il nastro azzurro, il primato di traversata atlantica. Quindi viene traslato il... Esatto, questo successo, esattamente, diventa un marchio depositato, sì. Corretto? Sì, era il primo tentativo quando del moderno marketing ad opera di Antonio Zanussi. Esattamente, ante litteram. Cioè, praticamente, certo. Considerate, amici a casa, Antonio Zanussi cosa fa? Praticamente ragiona. Magari qualcuno può volere un elettrodomestico, tra virgolette, da record, perché come appunto il transatlantico vincitore del nastro azzurro. Chiamiamolo Rex. Certo. E quindi l'abbinamento risulta vincente, il connubio è fortissimo. 1933, primo passaggio storico, sì, per quanto riguarda una capacità imprenditoriale molto più avanti rispetto ai tempi, mi pare di capire. Un lancio pubblicitario straordinario. Esattamente. La cosa curiosa è che questa nave fu fino al 1991, fino al varo della Costa Classica, fu il più grande transatlantico costruito in Italia. Per bacco. Poi tra l'altro, andando avanti di questo passo, 1934, secondo stabilimento di Via Montereale. Via Montereale a Pordenone, certo. E poi si sta andando verso il secondo conflitto mondiale, fascismo combatte le sue guerre. Guerra in Abissinia e c'è una commessa della Zanussi per che cosa? Cucine da campo. Quindi voglio dire, capacità di stare sul pezzo mica da poco, voglio dire, cioè di adattarsi alle circostanze. Leggendo la storia questo mi rimane, correggetemi se sbaglio. Anche la capacità di poter entrare in una sfida produttiva, una sfida industriale, perché gli anni 20 non erano gli anni 60. Dovevamo ancora attendere 20 anni prima dell'arrivo di Lino e delle sue nuove metodologie imparate poi con le relazioni con gli Stati Uniti negli anni 50, per cui eravamo ancora allo stato iniziale della produzione. Quanto costava l'allacciamento alla rete elettrica e l'escamotage trovato per? L'escamotage trovato per acquistare questo volano. Esatto. Cosa ha fatto? Raccontiamolo. Per la produzione di energia elettrica, visto l'esoso prezzo a cui doveva sottostare Antonio per far funzionare i suoi 4.000 metri quadrati di fabbrica. Sappiamo che la fabbrica di Antonio raggiunse, sotto la guida di Antonio, questa massima espansione, 4.000 metri quadrati. Esatto, e gli operai nel 36... Erano tanti per quegli anni lì. Erano tantissimi. Se pensiamo che il primo stabilimento di Porcia, nel 54, raggiungeva i 5.000. Stiamo già un gigantismo incredibile, sì, nel 1938, a cavallo fra le due guerre. E grazie alla commessa pubblica per la costruzione delle cucine della guerra d'Abissinia, sappiamo che nel 36 gli operai erano 40 e nel 38 già erano a 100. Quindi erano la commessa della guerra è stata fondamentale, sì, nell'incremento. Sì. E come ci è arrivato alla commessa? Che tipo di aggancio poteva aver avuto? Nel senso, grande capacità imprenditoriale. Ma sicuramente e pochissima concorrenza. A livello nazionale. Sappiamo bene come poi anche durante il fascismo abbia dedicato molta attenzione alla pianura friulana veneta, pensiamo bene anche alle bonifiche della bassa friulana, insomma Torviscosa davanti a tutti, certo, esempi fortissimi. Sì. Per cui Zanussi poteva avere la strada aperta anche per lo spirito di abnegazione nel gettarsi nelle avventure. Questo il Duce lo apprezzava nelle persone, apprezzava questo dinamismo, questa voglia di fare. Gino D'Argentin stava annuendo quando si parlava appunto del rapporto imprenditorialità, fascismo, Friuli, destra tagliamento. Gli anni 30 sono degli anni spettacolari, purtroppo, tocca dire così anche se c'era il fascismo, perché non è solo la nave che ha battuto il record, e gli aerei, le crociere aeree,
Noi sui trasporti eravamo quasi i primi, siamo quelli che abbiamo raggiunto i massimi livelli, i massimi premi. Posso dire una curiosità? Sì, anche sì. Negli anni 30, mi riallaccio al discorso dei primati tecnici, ci fu il record di velocità su rotaia in Italia. In Italia prendeva corpo il progetto ETR. ETR, che è un acronimo di elettrotreno rapido, anche oggi il moderno Frecciarossa è l'ETR 400. Ecco, negli anni 30 prese il via questo progetto, voluto fortemente da Mussolini, per velocizzare il paese, perché il paese aveva bisogno di crescere, di velocizzarsi. Ecco che allora l'era del vapore sotto il fascismo sembrava quasi terminare. Con questo primato, nel 1939, l'ETR 212 raggiunse la velocità ragguardevole di 204 km orari sulla tratta Bologna-Milano, determinando un record del mondo allora conosciuto. La cosa curiosa qual è? È che questo treno fu fagocitato nella stiva del transatlantico Rex e fu esposto all'Esposizione Universale di New York. Quindi il destino volle legare la Rex ai treni, ai primati, e chissà, a me che l'ho raccontato 80 anni dopo. 80 anni dopo, no. A proposito di questo, così concludiamo un pochettino il passaggio fra le due guerre. E arriva la Seconda Guerra Mondiale, ma anche in questo caso la Zanussi, non dico che esce quasi intatta, ma non sicuramente con le ossa rotte. Sbaglio? Giro. La Zanussi durante il periodo di guerra intanto ha l'handicap che li portano via i migliori operai che devono andare a combattere e non ce ne sono altri da mettere al posto, questi hanno 10-15 anni di esperienza, perciò riesce a rattoppare un vestito e portarlo, come rattoppare un vestito, però riesce a mettere su una fonderia in tempo di guerra, che è molto importante, dunque che riesca anche oltre che star su con le stampelle a far questo è una cosa, come si dice, molto grande, anche questa è da tenere molto in conto, ma tutte le altre fabbriche sono quasi tutte chiuse e questa infatti, riesce. Ci deve essere un qualcosa. Si va avanti, si passa la anche prima questa. La passata, questa la passata, pure. Non sono sempre casi, ci deve essere dei cervelli dietro, ma cervelli che pensano lontano. Nel dopoguerra, tra l'altro, carico a bastoni, 1946 viene a mancare Antonio Zanussi. 46 viene a mancare. 1946, quindi voglio dire, un percorso sempre più ostacoli. Che succede? Subentrano Lino e il fratello Guido. Il fratello Guido. Ed è una soluzione, ed è non c'è interruzione, voglio dire, non c'è praticamente nel ciclo produttivo il fatto che, ok, è venuto a mancare il capofamiglia, l'azienda si perde, tutt'altro. Tutt'altro. E se posso dire, è il momento che Lino può mettere in pratica la sua, chiamiamola, tracotanza giovanile, di giovane imprenditore con gran voglia di fare, con gran voglia di dare forma alle proprie idee, che poi si risulteranno vincenti. Di questo parliamo subito dopo la pubblicità. Ha lanciato il seme di quello che andremo a vedere sviluppare nella seconda parte. Quindi non andate via, ci ritroviamo tra pochissimo, abbiamo da parlare dell'ascesa di Lino Zanussi.